Ed ora lasciate ogni speranza o voi che entrate. Amici e amiche di City Report, questa sera puntata in notturna con Paolo Rusconi, Fran Diamond e Orso. Dove siamo? Date un'occhiata. Siamo tornati nel quartiere Fantasma, questo famoso quartiere dove accanto alle case nuove appena costruito e all'asilo qui alle spalle ci sono le situazioni che tra un po' vi faremo vedere e che vi facciamo vedere anche in quest'agosto, dove qualcuno dice che è chiuso per ferie e non c'è più nessuno. Beh, ci sono quartieri che sono vivissimi di persone, abusivi, clandestini, criminali, chissà che cos'altro. Andiamo. Stiamo continuando il nostro giro, siamo in notturna e come potete vedere è stata messa questa catena, ma dalle immagini vedrete che adesso c'è un nuovo ingresso addirittura dal verde alle spalle della stradina privata che è ancora chiusa per motivi di lavoro e che diventerà una pedonale. Continuiamo ad andare a vedere cosa c'è. Siamo in via Medici del Vascello. E qui addirittura troviamo delle scarpe, dei resti di bivacchi, bottiglie. Potete vedere anche qui ci sono ancora luci accese, ci sono occupanti all'interno, nonostante la messa in sicurezza che è stata fatta. Purtroppo a quanto pare, come diciamo sempre noi, se non c'è una sorveglianza attiva fatta di persone, non succede niente, rimane tutto come prima e anche peggio. Tullio Trapasso, siamo in via Medici del Vascello, siamo ritornati, vi stiamo facendo vedere in notturna le luci, la vita che c'è in questi palazzi di notte. Questo è l'ingresso e dalle immagini vedrete la finestra primo piano che abbiamo appena ripreso. Questo è uno degli ingressi possibili per questi abusivi, per questi clandestini, per questa gente che si nasconde all'interno di questi palazzi che da decenni aspettano una nuova funzione utile alla collettività e alla zona. E cari amici, come vi stavamo dicendo giusto qualche secondo fa, avete visto le luci accese, generatori, corrente rubata chissà dove, via Medici del Vascello, il quartiere Fantasma, municipio 4. Si chiude un portone, infatti l'hanno chiuso, con una catena e si aprono tante porte e cancelli. È inferriate, guardate qua. Comodissimo, ci passo addirittura io, pensate voi quanta gente può entrare qua dentro. Ma continuiamo la nostra esplorazione con Paolo Rusconi, andiamo. Thank you.
stiamo proseguendo, siamo sempre nel contorno di questi palazzi che avevamo visto anche qualche tempo fa. Eravamo stati qui anche con Francesco Rocca del Municipio 4 di Fratelli d'Italia. Potete vedere, tra le inferriate tagliate ce n'è un'altra. Troviamo anche qui un ingresso molto comodo, segni di gente che ha bevuto, e un ingresso molto comodo, appunto. E come state ammirando in questo momento, continuiamo a trovare bottiglie di urina. Vengono lanciate dalle finestre che vi ha appena fatto vedere Paolo, e qui c'è una discarica di bottiglie di tutte le persone che sono dentro, che a differenza forse da quanto facevano prima, hanno pensato bene stavolta di gettarsi almeno i rifiuti, escrementi e urina fuori dalla finestra e non tenerli dentro al palazzo. Prosciutto, attrezzature, buste, altro materiale per un bivacco. Siamo a fianco alla linea ferroviaria dei treni veloci, passano i binari da Rogoredo. E questa è una nottata a Milano, Municipio 4, quartiere Fantasma, ma proseguiamo. Ed eccoci, sudati, caldo, insieme all'amico Diamond Frank, una notturna dal quartiere Fantasma, ma non abbiamo terminato perché adesso andiamo a vedere il palazzo del Ministero delle Finanze. Frank, dimmi, uscita serale, la gente va nei locali, anche noi stiamo andando in qualche locale che è molto privé, diciamo così. Cosa ne pensi di oggi? Sì, diciamo che ricorda molto un escape room questa avventura di questa notte. Le osservazioni sono sempre le stesse. È assurdo vedere un posto così grande, perché è immenso, è un quartiere intero abbandonato a se stesso e senza neanche un pensiero di riqualificazione. Tra l'altro sono più bravi, scusami se ti ho interrotto, sono più bravi quelli che sono occupanti all'interno, se sono creati i generatori, se sono fatti i passaggi. Stanno facendo capire a quella che dovrebbe essere la legalità, la legge, l'ordine, la sicurezza, che loro sono più scaltri. A questo modo furbo, diciamo furbo e criminale di comportarsi, come reagiamo? Ma non si sa. Intanto ad agosto Milano è deserta, tranne che nel quartiere Fantasma, adesso vedrete altro. Andiamo avanti. Thank you.
cari amici, e ci siamo spostati insieme a Paolo Rusconi, Fran Diamond e Orso. Siamo nel palazzo ex Finanza, via Pestagalli, dove eravamo stati un po' di tempo fa anche con Max Bastoni della Lega. Guardate qui, siamo sempre in notturna, discarica, bottiglie. Guarda, addirittura un cestello di quelli del supermercato usato per levare il filo spinato. Immondizia, sbarre di velte. E guardate qui, una discarica immensa, con dentro delle persone che ci vivono. In questo caso sono solo persone anziane che abbiamo visto noi in queste settimane. È ancora aperto anche sotto. Come vedete, il muro dei garage è stato bucato per entrare dentro più comodamente. È il cancello dell'ingresso. Vi facciamo vedere che gli ingressi ce ne sono differenziati. Ce ne sono tanti, c'è anche per la mia taglia, eh. C'è per quelli più magri, c'è per quelli un pochettino più in carne. Come vedete, hop. Ci stiamo avvicinando all'ingresso, bisogna stare attenti alle buche che sono presenti per terra, che sono delle trappole o vengono usate come discariche. Questo è un bel passaggio comodo. E come vi diciamo sempre, non replicate quello che facciamo, state attenti perché è molto pericoloso. Per quelli che invece vogliono fare le nostre stesse cose, vi abbiamo dato un suggerimento, tutto regalo. Andiamo! Cari amici, municipio 4, accoglienza di fuoco, ci hanno lanciato giù un po' di roba, siamo in notturna, siamo in via Pestagalli e ritorniamo al discorso che vi facevo in tutte le altre puntate, i carrelli. Dove troviamo carrelli, fichi, bottiglie di urina, c'è presenza di occupazione abusiva, questa lo conferma anche questa volta. Direi che adesso possiamo anche andare, lasciamo i signori dormire tranquillamente. Se no consumano tutti i vasi, rompono tutti i vetri che sono rimasti sani di questo palazzo e andiamo avanti. Cari amici, un agosto tranquillo, sono quasi le 2:30 di notte, ma porte che sbattono, gente che corre, questo è l'ingresso di Zama, della scuola di Zama. Ancora come prima, non è cambiato niente. Adesso andiamo a chiudere, seguiteci. Anche per questa notte la puntata di City Report chiude qui, dalla scuola di Zama, chiaramente aperta e piena di gente anche questa. E un saluto particolare lo facciamo a Diamond Frank, che è qui con noi, e adesso vi spiegherà lui perché.
Grazie Tullio. Io ho fatto la canzone Estate sui balconi e come vedete sono stato un profeta anche in questo. Estate ancora, balcone, lo trovate qui. Un saluto anche a Paolo Rusconi, a Orso e seguiteci, andiamo avanti. La nottata è finita ed ora si torna a casa.